Bene, signori, buongiorno. Mi hanno fregato la perizia, mi hanno fatto la nazzata. Bene, siamo tutti presenti, l'imputato è presente, assistito dall'avvocato Bevacqua. Possiamo cominciare, signor Pubblico Ministero, prego. Sì. Dunque, il Pubblico Ministero continua con i testi di polizia giudiziaria che sono stati indicati nella lista e che gradatamente si stanno esaurendo. Stamani, fra gli altri, volevo sentire per primo, dal momento che ha poi impegni personali, se la Corte lo ritiene, uno di quei ufficiali di polizia giudiziaria che avevano provveduto a fare le analisi merceologiche sulla busta che pervenne alla dottoressa Della Monica e di cui abbiamo parlato nell'udienza scorsa. C'è una relazione negli atti in cui si spiega che tipo di colla era usata, che carta era, e soprattutto sul fatto se il pezzetto che poi ci è stato descritto dai periti era contenuto nella busta o in altro tipo di carta. È una relazione che loro hanno, si tratta dell'agente Trinca, è un perito chimico della Polizia Scientifica di Roma, il quale ha materialmente steso quella perizia. Ci potrà chiarire se ancora è necessario dire qualcosa sul punto, quegli elementi che sono contenuti in quella relazione. Siccome si tratta di persona che deve rientrare a Roma per motivi suoi, chiedo di sentirlo per primo. Benissimo, introduciamolo. È un perito, non un consulente, vero? Io chiedo, era un perito per il giudice istruttore. Ah, benissimo. Si accomodi, prego. Cioè nel procedimento che andò in istruttoria formale. Certo. Vuol dare cortesemente le sue generalità? Mi chiamo Trinca Giorgio, sono un tecnico della Polizia Scientifica e presto servizio presso il Centro di Polizia Scientifica di Roma. Vuole leggere la formula di testimoni per cortesia? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Ecco, risponda per cortesia alle domande del Pubblico Ministero e poi dei difensori, prego. Dunque, signor Trinca, lei fu incaricato di svolgere accertamenti chimico-merceologici su una busta che recava un certo indirizzo e che era quello dottoressa Della Monica, Procura Firenze, ricorda? Sì. Che tipo di analisi effettuò? Ho effettuato un esame merceologico di alcuni reperti costituiti da, appunto, dalla busta per lettera, dei ritagli di giornale utilizzati per comporre l'indirizzo, dei materiali utilizzati per confezionare la busta, alcuni collanti e alcuni frammenti, uno di carta e uno di materiale plastico che erano stati rinvenuti all'interno della busta stessa. Ecco. Chiarito quali erano i reperti, ci vuole spiegare quale fu l'esito dell'accertamento? Allora, diviso per reperto, prima la busta, sì, poi. Sì. Grazie. Allora, la busta risultò prodotta da una ditta denominata ICCI di Tolmezzo e risultò da accertamenti condotti presso questa ditta che si trattava di un prodotto distribuito a livello nazionale tramite una rete di grossisti, quindi di comune reperibilità commerciale. Molto diffuso, ricorda se era... Sì,
Sì. O un oggetto particolare? No, no, molto diffuso. Molto diffuso. Per quello che riguarda invece l'indirizzo? L'indirizzo era stato composto utilizzando dei ritagli di giornale presi da dei giornali periodici, quindi fu escluso che si trattasse di ritagli di quotidiani, ma presumibilmente un periodico di bassa qualità, pubblicazioni settimanali e simili. Bassa qualità come carta? Come materiali, mm-hmm. E anche doveva essere anche come valore della pubblicazione, perché appunto spessore della carta è molto limitato, caratteristiche meteorologiche della carta non elevatissime, quindi anche se impiegava stampa a colori, quindi diciamo riconducibile a dei periodi, di grande diffusione, insomma. Sempre di grande diffusione. Ricorda se fu possibile risalire a un periodico in particolare attraverso la stampa o no? No, era procedimenti di stampa di uso comune. Allora attraverso i particolari stampati sulle singole lettere si riuscì a risalire a un singolo giornale, o questa operazione voi non l'avete fatta? No, fu tentata, ma sia per quanto concerne il discorso delle lettere, che erano caratteri da stampa di formato usuale in diversi tipi di pubblicazioni, sia dalla parte posteriore dei caratteri dove c'erano riprodotti frammenti di stampa, non fu possibile individuare un tipo particolare ho capito. E il modo in cui queste lettere erano attaccate alla busta, si risalì sì, a qualcosa? Fu stabilito che appunto erano state incollate con un collante a base di destrina, che poi sono quei collanti che vengono utilizzati per incollare materiali cartacei comunemente impiegati in uffici pubblici e anche commercializzati. Cos'è la coccoina? Non coccoina, alla destrina. Sono quei collanti liquidi che sono venduti in flaconi, che si spalmano con dei pennellini, quindi la coccoina è solida, è un tipo un po' diverso. Per saperlo, perché non lo sì, sapevamo. Sì. Uffici pubblici ha detto? No. Presso come? Che vengono usati presso uffici pubblici. Presso uffici pubblici e grazie. Di comune reperibilità commerciale sotto altri tipi di confezione. Bene, bene, grazie. Voglio dire, ma non è che si usano solo negli uffici pubblici. No. Quindi, è la colla liquida, quella una volta veniva chiamata gomma arabica. Lei ci ha detto uffici pubblici per farci capire di cosa si tratta. Largo impiego, capito, in ogni caso. Se no sembra che sia di esclusiva pertinenza. No, scusa. In campagna è difficile usarli. No, sono reperibili anche in campagna. E molte grazie, Via avvocato, se no veramente perdiamo inutilmente tempo. Le parole vanno pesate. Comunque ci ha spiegato il perché di questo tipo di semplificazione. E per quanto riguarda la chiusura della busta invece? La busta fu sigillata utilizzando un altro tipo di collante, sempre di comune reperibilità commerciale, individuabile come caratteristiche chimiche nel UU Mark tipo Extra, quindi un prodotto commerciale venduto in tubetti. Questo risaliste dal tipo di da un esame sul un bordo esame, del ecco. Esame chimico effettuato da alcuni frammenti di colla che fuoriuscivano dal bordo sigillato. E riusciste a risalire a questo U. Sì. E lo stesso collante era stato utilizzato per comporre anche un sacchetto che era all'interno della busta. Ecco, ci vuole spiegare innanzitutto, passiamo la busta, l'abbiamo esaminata, all'interno le confezioni come erano? C'era della carta e della plastica? Sì, c'era un foglietto in carta, un cartoncino un po' più pesante, diciamo, della carta per uso comune per scrivere e per fotocopie, piegato e chiuso, cioè fissato lungo i bordi. A che dimensioni aveva? Inferiori a quelle della busta? Naturalmente, sì. Intorno a 8x10, mi sembra, comunque le dimensioni sono riportate. E nella relazione. E era stato sigillato lungo i bordi, questo sacchetto era stato realizzato incollandolo con appunto della colla UU, anche in questo caso. Quindi era una sorta di sacchettino interno di protezione? Sì, per evitare magari che si vedesse il contenuto, una cosa del genere. E all'interno di questo sacchetto? E all'interno era stata rinvenuta un sacchetto in plastica trasparente.
che doveva contenere appunto degli altri reperti. Reperto che era già stato tolto quando arrivò. Esatto. Questo sacchetto che io dico genericamente di plastica aveva qualche caratteristica, se è potuto risalire a qualcosa di preciso? No, era le analisi hanno accertato che era di polietilene. Trasparente, sì, quindi assimilabile a moltissimi prodotti reperibili in commercio. Io non ho altre domande, grazie. Signori avvocati della difesa di parte civile, avvocato Pellegrini. Fu provato a rigirare le singole lettere per vedere quello che risultava stampato dietro? Sì, furono scollate tutte quante con le dovute cautele e furono anche documentate, e agli atti dovrebbe esserci la documentazione di quello che c'era nella parte posteriore. Ecco, fra le scritte che risultarono, le risulta che ci fosse un nome di una persona, un nome proprio, un cognome di un regista? Sinceramente non ricordo, è passato molto tempo. Comunque è agli atti la relazione con le foto dettagliate, si potrebbe eventualmente consultare. Quindi non ricorda se attraverso il nome di questo personaggio si potesse risalire al fatto che si trattava di una pubblicazione pornografica? No, noi non facemmo questo tipo di indagine di polizia giudiziaria, ma ci limitammo a tecnicamente a staccare i frammenti senza danneggiarli e a documentare il tutto. Quindi non fu fatta una ricerca dei possibili articoli stampati evidentemente sulla pagina successiva a quella da dove erano state prelevate le lettere, per ritrovare il testo originario e quindi individuare la rivista? Da noi come servizio polizia scientifica, come laboratorio analisi, non fu fatta questa ricerca. C'erano degli organi competenti, penso che sia di competenza della questura, non so chi è che possa aver fatto. La ringrazio. Mi sembra di aver capito che lei esclude che sia stata usata della saliva per incollare le parti o la busta, anche il francobollo, mi sembra. Usata della colla anche per il francobollo o dell'acqua, non so cosa fu usato. Sì, anche per il francobollo furono trovati dei tratti di colla debordanti, costituiti appunto da colla alla destrina, come quella utilizzata per incollare i caratteri, quindi le scritte. Ecco, ma voi in quel periodo sarebbe stato possibile dalla saliva ricavare il DNA tecnicamente? A quei tempi era possibile? Devo precisare che io sono in un'altra sezione, non mi occupo di analisi biologiche. Da quello che ricordo, il quesito fu posto presso la sezione di indagini medico-legali del nostro servizio, e quindi ritengo che si potesse fare anche all'epoca. Senta, le lettere dell'indirizzo erano messe in regola d'arte, cosa voglio dire? Erano state incollate bene, c'erano delle sbavature, il lavoro in sintesi era stato fatto in fretta oppure con cura? Si trattava di ritagli di giornale con caratteri anche di diverse dimensioni, quindi l'allineamento chiaramente non era di tipo tipografico, quindi non erano perfette, erano un po' sfalsate, perché appunto c'erano dei caratteri più grandi e dei caratteri più piccoli. Comunque lo possiamo giudicare noi, no? Sì, ma ci voleva molto tempo. Abbiamo l'originale. Per fare un'operazione del genere? Ci voleva calma o parecchio tempo, oppure un'operazione si può fare abbastanza facilmente? Da quello che ricordo mi sembra che erano 3 righe e un indirizzo composto da poche parole, 8-10 parole. Il testo si potrebbe verificare facilmente, non posso esprimermi sull'enfasi che ci si può mettere nel realizzare una scritta del genere. Avvocato Bevacqua, prego. Senta, mi scusi, lei è insieme alla dottoressa Rosa Diana Bellomo? Sì. Quindi ha eseguito anche l'esame merceologico delle altre 3 lettere che sono pervenute ai vari magistrati, esattamente al dottor Vigna, al dottor Canessa e al dottor Fleury.
Confermo. Conferma. Invece lei non ha eseguito la relazione sulle tracce biologiche di queste lettere? No, competenza non di altro nulla, settore. Non sa nulla, no? No. Benissimo, grazie, nessun'altra domanda. Comunque è stata effettuata. Ecco, mi scusi signor Presidente, io non so se esiste agli atti del fascicolo del dibattimento anche la perizia sulla saliva e su tutto. Esistono tre buste, ora io non ce l'ho perché... No, perché c'è una perizia sulla saliva, perché... Su altre buste, su altre buste, sulle altre buste. Certamente. Su quelle tre buste certamente. Che pervennero a Vigna, Flevia e Canessa. Del dottor Aldo Spinella, che però non è stato citato, credo, dal pubblico ministero. No, perché non sono buste caratterizzanti, perché certo. Non si sa, almeno il PM non l'ha citato, poteva ecco. Citare lei. No, se perché le, guarda se caso il gruppo qua si trova, signor Presidente. Sì, ma si tratta di buste, gruppo... ce ne sono anche di queste 500, possiamo fare tutte le analisi. Su... Qui magari c'era un pezzetto che risulta della ragazza francese, allora abbiamo pensato di fare un'analisi un po' migliore. Certo. Su quelle anonime centinaia che sono pervenute... Come potevamo dire che sono in relazione con il delitto o che sono di ricordo che in queste tre buste, per la cronaca, c'erano fotocopie di quotidiani, pezzi di guanti di gomma. E comunque quello che è certo è che nulla aveva a che fare con questa lettera dove c'era il frattempo. Esatto, esatto. Nulla aveva a che fare nel senso, Presidente, nel senso che non era uguale come mantenere. Però c'erano dei guanti, è stata fatta anche un'indagine particolare, per carità. Ma ci sono buste arrivate anche in questi giorni? Sì, e noi non abbiamo fatto giudizi, niente. Ma insomma, Presidente, io sto dicendo... Una cosa è un frammento di seno che si attribuisce alla ragazza francese, un'altra cosa pezzi di guanti o fotocopia di giornali. Mandati da un sacco di persone che hanno i loro interessi. Io domandavo molto sommessamente alla Corte soltanto se è vera negli atti del fascicolo del dibattimento questa perizia, questa relazione. Ora io per la verità non ho sotto mano solo le mie annotazioni. Certamente. Ci sono sicuramente le buste, ci sono sicuramente le buste con tutto ciò. Siccome nella relazione di quel dottore è il faldone 12, io faldone chiamato, 8. L'ho citato anche io. Scusate, 12. Ho citato anch'io questo dottore Aldo Spinella, il quale dice nella sua relazione, se la Corte ce l'ha, non lo cito perché non mi interessa, si dice che l'esame salivare della busta di questo signore, chiunque questo sia, sarà o non sarà, dà un risultato di un certo tipo. L'esame salivare dà il cosiddetto gruppo A. Solo questo. Io volevo sapere soltanto questo. Volevo e chiedevo alla cortesia della Corte se nel fascicolo... Dunque, allora vediamo. Vogliamo prendere il faldone 12. Grazie. Perché io ho queste... Grazie. Allora posso continuare un'altra deve domanda? Deve essere sul tavolo. Prego, avvocato, continui. Grazie. Senta, lei ha visto, ha notato, o sa se qualcuno ha notato delle tracce di epidermide, cioè di papille dermali su queste buste, sulla plastica che avvolgeva il seno, il pezzettino di seno? Cioè furono trovate delle impronte digitali, qualcosa del genere? Non sono a conoscenza di questa... Non avete fatto un'indagine sul punto? Sì, piccolo preambolo, siamo suddivisi in settori specialistici e l'esaltazione delle impronte è di competenza di un altro ufficio. Per quello che ricordo mi sembra che non ci fossero impronte, però chiaramente va confermato dal test che ha condotto gli esami. Lei ricorda se c'era, se anche queste buste... a cui io sto facendo riferimento, cioè le tre buste che sono state mandate, erano anche esse buste vendute normalmente all'UPIM, insomma nel circuito ampio della commercializzazione? Sì, queste buste in particolare erano identiche fra loro, erano prodotte della stessa ditta, diciamo, ecco, della... Sono dello stesso tipo commerciale della busta indirizzata alla dottoressa della Monica, esatto. Ecco. E provengono dalla industria cartaria, ma si differenziano dalla prima busta per la morfologia del marchio di fabbrica. Comunque erano le stesse. Le stesse, però appartenevano a una diversa categoria, ossia era una serie di produzione sempre commerciale, ma riservata all'UPIM, ai magazzini dell'UPIM. Ecco, ricorda lei, vabbè, se c'era un dato, ma questo si può vedere da noi stessi, se queste buste... E se queste lettere furono indirizzate alla,
ai signori magistrati dopo qualche giorno dell'arrivo della prima busta, cioè della prima lettera della dottoressa Della Monica. Sì. Cioè arrivati in tempo diverso, successivamente. Ma pochi giorni dopo, comunque. Sinceramente il periodo, il distacco fra l'uno e l'altra non ne sono a conoscenza, non lo ricordo. E la relazione del dottor Spinella è allegata, signor Presidente, all'incarico che è stato dato. Dunque, avvocato, quello che ho semplicemente la relazione del gabinetto, sì, della polizia scientifica, ispettore capo Diana Bellomo, agente postato Verito Chino Giorgio Trinca. Ecco, cioè quello che finisce le tre dita di quanto provengono da uno o più guanti di misura più grande di quella che caratterizza i due guanti interi. Scusi, signor Presidente, se le faccio... Se mi permette di farlo. No, ma dico, finisce, se conclude così questa relazione. È una relazione... Che conclude le tre dita di quanto provengono da uno o più guanti di misura più grande di quella che caratterizza i due guanti interi. Perché mi sembra strano. Ma conclude... No, proprio... La conclusione è diversa. Le conclusioni possono essere tratte dai risultati, è questa qui, è del 14 marzo 86. Posso venire a chiarimento forse della situazione verificata? Ce lo dica lei. Noi, dall'esame degli atti che abbiamo in ufficio risulta che ci furono richiesti dei confronti in tempi diversi e poi fu richiesto di effettuare una nota sostanzialmente riassuntiva senza allegare risultati analitici non troppo dettagliata dove si riassumessero gli esiti che dovrebbe essere la relazione che a disposizione l'avvocato, però viene precisato, mi sembra, a termine di quella relazione che gli esiti sono gli stessi riferiti con nota, c'è un riferimento che dovrebbe essere quella che possiede, cioè, al fascicolo processuale. Comunque mi permetto di produrre questa domanda. No, Presidente, io mi oppongo nel modo più assoluto e spiego perché. Il GIP ha fatto giustamente una scelta degli atti che hanno a che vedere con l'omicidio per cui si procede e ha messo, per gli omicidi scusi, e ha messo negli atti del dibattimento quelle relazioni pertinenti. Non ha messo, e bene ha fatto, tutte quelle relazioni generiche che sono non quella sola che ora ha in mano il difensore, ma tantissime altre che riguardano indagini diverse che nessuna attinenza hanno dal punto di vista probatorio, cioè da quello che dobbiamo dimostrare oggi in questo processo, per cui non ha alcun senso, e per questo mi oppongo, che si inserisca nel fascicolo del dibattimento una serie di analisi che non hanno alcun motivo per esservi, in quanto si tratta di indagini che purtroppo sono rimaste senza esito per quello che riguarda il dibattimento. Allora faccio presente che sono talmente tante che se il discorso è sempre lo stesso, l'abbiamo già fatto per gli anonimi, l'abbiamo già fatto per coloro che si sono presentati. Sono analisi che sono state giustamente fatte, ma che non hanno portato alcuna connessione con i fatti per cui si procede, quindi bene ha fatto al GIP a non metterceli, non è possibile metterli oggi, comunque vi è opposizione del PM. Ecco, la difesa molto sommessamente fa rilevare, signor Presidente, che probabilmente ha errato anche il signor giudice per le indagini preliminari a non inserire nel fascicolo del dibattimento anche questa documentazione, perché era una documentazione che afferiva a delle indagini ben precise effettuate dal signor Pubblico Ministero in relazione a tre lettere inviate, significative, sia le lettere sia anche il loro contenuto, inviate ai vari pubblici ministeri, al dottor Ghigna, al dottor Fleury e al dottor Canessa. Io credo che in questa indagine effettuata dal pubblico ministero era una indagine
che poi è stata realizzata dai signori del Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma, che finalmente aveva individuato in una delle buste delle tracce di saliva. Le tracce di saliva e quindi tracce di saliva e quindi tracce di sangue, e quindi si era risalito al gruppo sanguigno di questa persona. Che non si sa chi è. Non si sa chi è, però è una persona che significativamente. Che non ha niente a che vedere con l'omicidio. Consenta, io l'ho lasciato parlare. Lasciamo parlare l'avvocato. Mi lasci parlare, perché ha tanta paura di questo elemento. No, per carità. E c'è quel che ha paura. Allora sono qui che tremo. No, e non trema, ha paura. Ne porto altri 50. Mettiamo, signori, no, ne porti 50 e li vedremo tutti e 50. Avvocato, 50, dunque, lei sta parlando intanto di un foglio anonimo. Se bene, era questo che volevo dire. Presidente, primo. Che sia un foglio secondo, anonimo, no, scusate. Secondo. È tutto anonimo, Presidente, secondo. Questo processo, mi perdoni. Anche la cartuccia è anonima, anche il blocco è anonimo, me lo consenta. Forse. Sì, ma la cartuccia è corpo di reato. Certamente, e qua non è stato utilizzato come corpo di reato. Siamo d'accordo, Presidente. Io credo che per l'accertamento di una verità, o non di una verità, ma della verità, questo elemento indiziante è anche importante. Io credo che possa essere utilizzato dalla Corte, io lo produco alla Corte, la Corte me lo respinge e comunque farò riserva, ex articolo 507, di richiedere ulteriormente la utilizzazione di questo documento, che è una relazione peritale. Anzi, una relazione, una consulenza tecnica. Vabbè. Gli altri difensori che cosa dicono su questa produzione che vuol fare l'avvocato? Personalmente sono remissivi. Gli altri sono remissivi. Vabbè, avvocato, ce lo vuole esibire? Certamente. Vogliamo però finire l'esame del test. Finito l'esame del test decidiamo. Ecco. Completiamo l'esame del test. Altre domande, avvocato Bevacqua? No, se è stato effettuato, pare che non siano state trovate delle impronte digitali né sull'una, busta la prima, della inviata alla dottoressa Della Monica, né sulle altre. Lo abbiamo appurato alla scorsa udienza, come stanno le cose, Presidente? Ci sono valanghe di impronte digitali perché ovviamente non sono utili per confronto. All'esterno. Presidente, chiedo scusa. Perché ovviamente questa busta è stata, come si suol dire, ciancicata molto. Certamente, ma siccome la difesa interessa anche scoprire, evidentemente, o evidenziare modalità di invio e di preparazione delle lettere analoghe, perlomeno una sorta di analogia che ci può essere, la domanda che io formulavo al test era questa: se a lui risulta che anche nelle tre lettere inviate ai signori pubblici ministeri, dottor Canessa, dottor Vigna, dottor Fleury, non esistevano o non furono rilevate delle tracce di papille dermali, cioè delle tracce di identificative. Ecco, solo questo. Allora, potrei rispondere? Certo, allora, prego. Noi eseguimmo il confronto fra i due tipi di reperti. Missiva inviata dalla dottoressa Della Monica e le tre missive inviate ai signori magistrati e non trovammo alcun punto di contatto, nel senso che le modalità di compilazione, i materiali non avevano alcuna analogia, a parte il discorso del marchio di fabbrica delle buste, che erano pure di modello diverso. Per quanto concerne il discorso delle impronte, purtroppo io non posso riferire perché non sono accertamenti che ho condotto, quindi eventuali chiarimenti devono essere richiesti a chi ha fatto questi esami, sempre presso il nostro servizio. Quindi intendo sottolineare questo: la verifica fu fatta, ma non fu trovato nessun punto di contatto fra le tre buste inviate ai signori magistrati e quella inviata alla dottoressa Della Monica. Bene, grazie. Nessun'altra domanda? Allora la Corte decide in merito alla questione sollevata dall'avvocato Bevacqua. Ce la fai portare questa, Antonella? Bene, diamo lettura della seguente ordinanza. La Corte, provvedendo su istanza di produzione formulata oggi dall'avvocato Bevacqua, sentite le altre parti, ritenuto che, anche a prescindere dalla tardività dell'istanza, ex articolo 493,2 Codice Procedura Penale, e dalla sua afferenza a documentazione anonima, è risultato chiaro dall'odierno esame del test Trinca che nessun elemento qualificante consente di ravvisare
una correlazione tra le buste a cui si riferisce la relazione tecnica datata 5/11/85 a firma Spinella, di cui l'avvocato Bevacqua chiede l'acquisizione, e gli esiti delle indagini condotte sulla busta contenente il lembo di seno di una delle vittime dei delitti per i quali si procede. Ritenuta conseguentemente rilevanza della produzione richiesta, per questi motivi respinge l'istanza. E allora restituiamo questo all'avvocato Bevacqua e alleghiamo invece l'ordinanza al verbale di dibattimento. Dopodiché questo lo rimettiamo poi a posto. Antonio, mi leva questo faldone davanti, se no io... Grazie. Vogliamo andare avanti, signori? Prego, signor Pubblico Ministero. Presidente, chiedo di sentire il perito, dottor May, che è quel perito che nell'ambito di incidente probatorio sulla cartuccia trovata nell'orto del Pacciani fu incaricato dal GIP di esaminare il proiettile, o la cartuccia meglio, per vedere se era possibile dire qualcosa circa la permanenza della stessa nel luogo dove fu trovato, o se meglio se vi erano stati su quel bossolo degli meccanismi di corrosione, erosione o elementi simili che ci possano dire qualcosa in proposito. C'è una relazione in atti molto dettagliata e motivata. Io chiedo che il perito riferisca sul metodo con cui ha proceduto. Benissimo, introduciamo allora il dottor May. Si accomodi, dottore, buongiorno. Il difensore nomina in proposito quale consulente tecnico, eventualmente da sentire, il professor Gentile, non mi ricordo il nome e il nome, dell'Università di Messina. Non so se è tempestiva questa nomina, Presidente. Ho diritto di nominare un consulente. Beh, come tempestività mi sembra un po' tarda. Forse il problema può essere la tempestività. Ad ogni buon conto. Io lo nomino, poi la Corte mi respingerà. C'è stato un incidente probatorio. Se lei l'ammissione, poi come teste vedremo allora in proposito. D'accordo? Buongiorno dottore, allora voltare le sue generalità per cortesia. Giancarlo May, nato a Firenze il 21/11/1933, residente a Fornaci di Barga, provincia di Lucca. Vuole leggere la formula dei testimoni? Dottore, grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo. Vuole rispondere, dottore, alle domande del Pubblico Ministero? Certamente. Dottor May, può innanzitutto spiegare alla Corte qual è la sua professione? Dunque, io sono laureato in chimica industriale e sono entrato a far parte di un grosso gruppo industriale. Sì, non interessano i nomi, interessa la competenza. No, i nomi non importano. Sì, appunto per... Che riguarda appunto il rame e le sue leghe. Dal 59 al 67... e dal 67 nominato poi direttore del centro ricerche di questo grosso gruppo industriale. Grazie, dottore. Ex funzionario, perché ora sono pensionato, dal primo dell'anno. Bene, grazie. Senta, lei dal GIP fu incaricato di fare degli esami su quella cartuccia che è stata trovata nell'orto del signor Pacciani. Può spiegare alla Corte che tipo di esami ha effettuato, con quali metodi e con quali risultati, dato che ha già parlato di questo nella sua relazione? Bene, allora, date le caratteristiche specifiche della mia professione e le attrezzature disponibili nel mio centro ricerche, su domanda del GIP la risposta fu che era possibile
con una certa approssimazione. Poi ci spiegherà quale approssimazione, lo vediamo dopo. Vedere il tempo che un pezzo di ottone, in questo caso il bossolo calibro 22, poteva restare, essere interrato, come in effetti lo era, nell'orto del signor Pacciani. Le indagini sono state fatte sulla base della penetrazione di corrosione, perché ci possono essere altri metodi, ma io non ne conosco. Lei conosce questa e ha fatto. Io conosco questo e quindi ho fatto quello che era necessario fare con queste particolari attrezzature di cui disponeva e dispone tuttora il mio centro di ricerca. Quindi una penetrazione della corrosione del bossolo dà un'idea abbastanza approssimata, ma comunque definita, di quanto tempo un pezzo di ottone in contatto con un certo tipo di terreno poteva essere rimasto. Sulla base di questo furono ovviamente fatte tutte le indagini come scritto nella relazione, e qui non sto a dirle perché la cosa diventa troppo lunga, e alla fine si è visto che il fenomeno di natura corrosionistica, ma che si può chiaramente ascrivere ad un fenomeno di dezincificazione, cioè si fa capire cosa vuol dire. Significa che l'ottone, come voi sapete, è una lega rame zinco, l'elemento meno nobile, che sarebbe lo zinco, dopo avvenuto l'attacco non si rideposita, ma si rideposita solo il rame, quindi si scioglie in un primo tempo la superficie tutta, rame zinco, poi l'elemento più nobile si rideposita in forma spugnosa e lo zinco no. Pertanto questo depauperamento di zinco si chiama dezincificazione. È un fenomeno assodato, vecchio, ma insomma tutti lo sanno, affidabile, almeno quelli addetti ai lavori. Io devo spiegarlo, quindi scusate questa lungaggine, ma no, anzi che... per noi no. È... allora, altrimenti bene, non riusciamo a capire. Sulla base della penetrazione di corrosione, quindi della penetrazione di questa mancanza di zinco, si poteva risalire al tempo che il bossolo in contatto con il terreno era stato. Bene, il problema era sapere come questo bossolo era nel terreno. Infatti non solo io mi sono limitato a fare un'indagine corrosionistica, ma ho dovuto fare anche un'indagine sul terreno. Infatti la relazione è scritto che io ho prelevato sia il terreno che il bossolo. Il terreno è un terreno di normale, di media natura, ha un pH, cioè un'acidità direi scarsa, perché è più alcalino che acido, quasi neutro. Pertanto è un terreno non eccessivamente aggressivo. Il problema è quello di avere, una volta stabilito la penetrazione di corrosione, un riferimento oggettivo bibliografico nel quale alcuni autori avessero nel tempo formulato delle chiare indicazioni circa la corrosione dell'ottone in terreni diversi. Questo è stato fatto e tutte queste bibliografie sono note agli esperti. Io le ho scritte e sono a disposizione, volendolo si possono anche fornire. Che cosa ne risulta? Ne risulta che in qualsiasi condizione di terreno, ripeto, in qualsiasi condizione di terreno, dopo 5 anni la corrosione, ovvero la dezincificazione, per essere più chiari, dell'ottone, e parlo di ottone di questo tipo, è circa 20-25 micron di profondità. La profondità è circa 20-25 micron. Quello che io ho trovato va invece sul bossolo da 0,2 a 5 micron. Quindi uno potrebbe arguire, cioè, ma allora il tempo è sicuramente inferiore ai 5 anni. Questo
non è così, cioè non si può dire, per il semplice motivo che le funzioni non sono lineari. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si può procedere con formula matematica di estrapolazione, perché all'inizio le reazioni sono molto lente e poi diventano esponenziali, sia positive che negative. Non è detto che sia un esponente di questo genere o un esponente di questo genere. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che non è detto che proceda sempre più rapidamente la corrosione, ma può procedere lentamente all'inizio, forte in un momento successivo e poi essere nuovamente lenta. Perché? Perché dipende dalla compattezza del fenomeno di rideposizione del rame sulla superficie. Più compatto è e meno la corrosione poi procede. Quindi non si può dire. Ripeto, se non l'ho detto prima, ma questi fenomeni che sono regolati da due leggi fondamentali, che regolano praticamente il cosmo, la biochimica, la fisica, tutto quello che ci circonda. Uno è il principio delle termodinamiche, sono tre, ma insomma diciamo uno, la termodinamica, e l'altra è la cinetica. La termodinamica dice se una reazione è possibile o no, in condizioni standard, cioè a temperatura ambiente e a un'atmosfera di pressione. La cinetica dice in quanto tempo avviene, giusto? Allora, assodato che le condizioni standard c'erano, assodato che la reazione di ossidazione e di desiccificazione è un processo che avviene, l'unica regola che genera la corrosione visibile è la cinetica. E la cinetica è a sua volta influenzata da altri fattori che sono la compattezza del terreno intorno al bosco, la conducibilità del terreno in quelle condizioni, specialmente nelle zone molto vicine al bosco, e la reazione, aereazione, che poi è un fenomeno dipendente dalla compattezza. Tutte queste cose io non le ho potute avere in mano, perché il bossolo era stato prelevato prima di fare queste indagini. Cioè bisognerebbe che, per essere più precisi, se uno avesse pensato, ma certamente certo, che si poteva fare un'analisi simile, misurare la conducibilità del terreno esattamente in loco, senza modificare niente, vedere la reazione, l'ossigeno c'è che scambia, a questo punto le cose potevano essere facilmente o molto più facilmente estraibili, no? Purtroppo questo non è, e pertanto io ho dovuto fare una estrapolazione di tipo logico e dire: se dopo 5 anni la bibliografia dice che in qualsiasi tipo di terreno la minima quantità di corrosione, la minima profondità di corrosione è 20-25 micron, io devo dire qui ragionevolmente che questo non può essere più di 5 anni. Questa era la conclusione a cui io ero arrivato, ma era solo una questione logica. Che prescinde dal caso concreto, perché a lei sono mancati quei parametri. Quei parametri, esatto. Non ho altre domande, grazie. Ecco, scusate se mi inserisco io, ma tutto questo vale per un corpo metallico come questo che fin dall'inizio è interrato, ma se l'interramento fosse progressivo? Se cioè... Non ho capito la domanda. È molto semplice. Lei ammetta che questo proiettile sia finito per caso dentro un foro di questo pilastrino, che al momento non era interrato o non lo era totalmente. Non vuol dire. Piano piano si è ricoperto di terra fino a diventare poi a fare massa compatta. Non vuol dire. Cioè il tempo da cui è iniziata la corrosione, cioè da quando è stato fatto questo bossolino è stato fatto, esiste una passivazione superficiale perché è automatica, l'ottone si autopassiva. No? Pertanto se non si modificano queste condizioni, questo bossolo va avanti 100 anni e non succede assolutamente niente, anche se una piccolissima, dico in millesimi di micron,
dezincificazione avviene lo stesso anche toccandolo con le mani. In effetti, il generale Spampinato gentilmente mi aveva dato anche un bossolo preso chissà da dove, calibro 22, che non era simile a quelli lì, per vedere se e quale differenza poteva esserci su un bossolo confezionato, va bene, a 10 anni prima, 15 anni prima, e questo. L'indagine è stata fatta, è stata riportata sulla relazione e si vede che esiste una dezincificazione, ma è talmente irrisoria, quasi in angstrom, insomma, sono, cioè, 10 alla meno 8 centimetri, quasi, quasi niente, insomma, infinitesimi. Quindi vuol dire che il bossolo si corrode, e si corrode rapidamente, intendendo per rapidamente questioni di tipo centinaia d'anni, perché vede che le statue si corrodono, certo, però, insomma, no. Voglio dire, però il tempo è quello che è. Quando si modificano gli equilibri superficiali, e gli equilibri superficiali si modificano in tanti modi. Primo, all'atmosfera, perché è inquinata, e questo è un dato di fatto. Secondo, interrando. Terzo, battendoci sopra, non lo so, basta che si modifichino gli equilibri termodinamici superficiali, per cui si innesca immediatamente un'azione corrosiva o un'azione, in questo caso, di dezincificazione. Non so se ho chiarito la situazione. Sì, 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 dottore, semmai poi... Prego, avvocato Santoni. Mi scusi, professore. Si ecco, dica. Io ho capito, lei è stato molto chiaro. Però se questi proiettili fossero tenuti in una cantina, cioè nell'ambiente umido, vi potrebbero essere apprezzabili mutamenti in questo senso? O in un'altra, ecco, dunque, molto caldo, una soffitta, non lo so. Sì, sì. Dunque, la questione è questa. L'umidità sicuramente gioca un fattore decisivo. Perché? Perché il fenomeno di corrosione è un fenomeno galvanico. E se è un fenomeno galvanico si tratta sicuramente... di due possibilità che avvenga. La prima è la differenza di potenziale e la seconda è l'elettrolite, in questo caso è l'acqua. Quindi l'umidità che va e viene in soffitta come nel terreno, che è la stessa cosa, non cambia niente, dà un fenomeno decisivo agli effetti della corrosione. Quindi, un'altra domanda. Credo di aver risposto. Benissimo, un'altra domanda. Lei ha detto che certamente il proiettile non poteva essere lì come massimo 5 anni. Più di 5 anni non era possibile. Ma come minimo quanto, secondo lei? Non è possibile dirlo, per il semplice motivo che ho ripetuto, lo dico prima, l'ho detto prima, che non sappiamo quando è partito l'innesco. Cioè, praticamente non possiamo dire, non conoscendo quei parametri del terreno che io invece volevo sapere, ma che non ce l'ho, non si può dire quanto la passivazione della superficie abbia durato nel tempo. Mi sono spiegato? Sì. No, benissimo, ma allora le volevo una domanda. Siccome è stato preso dentro una specie di recipiente di cemento, va bene, se a lei fossero fornito il terreno... Non è mai niente in queste cose, perché si tratta di microvolt e microampere di corrente. Lei si immagina come possano essere variate le cose? Basta niente, basta addirittura che ci sia vicino un qualche cosa che in un altro di quelli buchi che lei dice non c'è, e cambia tutto. La ringrazio, professore. Prego. Chiarissimo. Nessun'altra domanda dalle parti civili? Avvocato Bevacqua, prego. Grazie. Senta, professore. No, dottore, scusi. Professore, no. Ma in Italia siamo tutti dottori e quindi quando siamo dottori siamo professori. Ah, se lo dice lei. Senta, le volevo dire, lei ha fatto anche l'esame comparativo, oltre che del metallo, anche della terra circostante. Sì. E ha adottato, credo, mi auguro, il metodo previsto dalla legge. Sì, sì, è scritto nella relazione. L'approvazione del metodo. È scritto nella relazione. Questo qua. Sì. Lei vuol dire alla Corte, eccellentissima, quanto è l'ordine di grandezza, un ordine di grandezza in fisica? Un ordine di grandezza significa l'esponente, cioè se io ho una base 2 con un esponente 2, 2 al quadrato fa 4. Se io
aumento di un ordine di grandezza l'esponente, da 2 diventa 3, lei fa il conto, diventa 8. L'ordine di grandezza sì, è quello. Ora ho capito, io forse, cioè, sicuramente hanno capito meglio di me i signori della Corte, però lei fa un riferimento ben preciso nelle sue conclusioni, e cioè dice questo: da dati riportati in letteratura sulla corrosione di ottone, eccetera, si ricava che per un tempo di permanenza di 5 anni, per qualsiasi tipo di terreno, la profondità di penetrazione del fenomeno di dezincificazione è superiore di almeno un ordine di grandezza rispetto a quella misurata per il reperto 55357. 55357. Quindi il massimo è 5 anni, in questo 10 caso. 10 volte. L'ordine di grandezza è 10 volte. Ecco, quindi siccome è 10 volte, evidentemente questo margine di 5 anni deve essere sensibilmente ridotto. Sì, ma non è lineare, gliel'ho detto prima. Siamo d'accordo, non si può fare. Lei ha detto questo, che deve essere sensibilmente ridotto, perché se un ordine di grandezza ha questa ampiezza, mi scusi, temporale, è sicuramente, almeno da quello che dice lei, l'ha scritto lei, sicuramente. Ho detto che massimo è quello. Massimo è quello, però siccome c'è, mi scusi, ragioniamo, perché l'ha scritto lei, non l'ho scritto io, siccome è superiore di almeno un ordine di grandezza, e in fisica un ordine di grandezza è quello che ha detto dieci volte, è chiaro che i 5 anni sono sensibilmente da ridursi. Potrebbe essere, ma non sono in grado di dirle quanto. Però è comunque un ordine di grandezza che è 10, guardi me, è sicuramente da ridursi. Gliel'ho detto prima, ho detto no, 20, ma professore, 20, 25. La chiamo professore, perché lei è professore in questo caso, noi siamo tutti dei profani. Lei faccia come vuole. No, non faccio come voglio, io sto seguendo quello che lei ha scritto. E certo, se un ma lei non mi può far dire quello che non c'è. Io ho detto quello che c'è. Comunque un ordine di grandezza è in fisica 10 volte. 10 volte. Va bene? E quindi il massimo è 5 anni, in questo reperto ha sicuramente, comunque, ha evidenziato della corrosione un ordine di grandezza superiore. Va bene? No, un ordine di grandezza inferiore. Inferiore. Quindi ancora meno. Va bene? L'ordine di grandezza è pari a 10 volte. Infatti, la letteratura dice che in 5 anni, l'ho detto prima, sì, la corrosione è in qualsiasi tipo di terreno come minimo. 20-25 micron. Ne abbiamo da 0,5 a 2, ecco l'ordine di grandezza. Oh, quindi è molto molto basso, così. Ergo, grazie professor. Presidente, mi scusi, vorrei fare un'ultima domanda per evitare di aver capito male. Mi sembra che il dottor May, così come ho capito io, quindi vorrei, e questa è la domanda, ci ha detto una cosa è la letteratura, una cosa è il caso concreto. Io le richiedo, sul caso concreto, mancando come ci ha spiegato quei dati, lei può dire qualcosa di sicuro o no circa il periodo? Perché sennò qui meno di 5 anni, più di 5 anni, noi rimaniamo col dubbio. Quello che è scritto è chiaro, sì. E cioè non posso dire se è e quanto è, anzi no, se è, se quanto è inferiore a 5 o non quanto è superiore. No, superiore non è. Ho capito. Cioè, quindi più di 5 anni no di sicuro. Ma è sicuramente inferiore. Sì, no, ma no. Questo è sicuramente inferiore o no? Questo è importante. Potrebbe essere anche inferiore di un nulla, perché io non so di un giorno per dire. Ha capito, no? Ma anche di 4 anni. Ma anche di 4 anni. Ma lei non mi faccia dire cose No, io non voglio che lei dica. Avvocato, lei vuole che il perito dica. Io non voglio. Chiaro, no? Dobbiamo lasciarlo parlare, quindi ora le domande le faccio io. Bene, grazie, Presidente. Studi, dottore. Prego. Capisci? È un passaggio delicato. Allora, lei dice, può essere al massimo anni, esatto. Può essere inferiore, ma non superiore. No, non superiore. Superiore a 5 anni no. No. Può essere inferiore. Può essere di quanto lei non, però, è, possibile non è in grado di quantificare. Potrebbe essere un anno, due, tre, con come le, un giorno. Con le mie indagini no.
con le sue indagini no. Ecco. Non ho detto che non ci siano altre indagini, ho detto altre possibilità. Però con le sue indagini potrebbe essere inferiore di un giorno, di un anno, di due anni o anche di tre, per modo di dire. Per modo di dire. Per modo di dire. Se fosse lineare potrei dire sei mesi, se fosse lineare la relazione matematica, ma non lo è e quindi è inutile fare discorsi, non serve. Certamente però non è superiore a cinque anni. Non è superiore a cinque. Questo qualunque sia il grado di conducibilità del terreno, il pH... Esatto. Eccetera, eccetera. Esatto. Ecco, mi scusi signor Presidente, io non è che voglia stirare o tirare l'acqua. Ma più chiaro di così, avvocato. Cioè, no, sì, è chiaro, però mi perdoni, c'è qualche cosa che non mi torna, sul piano soltanto intellettivo. E il pubblico mistero la pensa certamente, come lei. Certamente, ma il pubblico mistero la deve pensare, io la ognuno penso. Ognuno cerca di tirare la cosa no, dal proprio vento. Io mi sono fermato, Presidente, no, non ho tirato niente, me ne diatto. Io non tiro, io cerco di capire. Mi perdoni, è tutta la vita che sto cercando di capire, forse non ho capito ancora nulla. Ecco, signor Presidente, la questione è soltanto scientifica, perché il dottore o professore mi ha detto che, ci ha riferito, che il fenomeno di densificazione è superiore di almeno un ordine di grandezza. Va bene? No, no. Il fenomeno di densificazione sul bossolo è inferiore, perché quello della letteratura è superiore. Oh, quindi è inferiore. E sappiamo che l'ordine di grandezza, va bene, l'ordine di grandezza è 10 volte, giusto? Oh. Sì, sì. Sappiamo che 5 anni, lei l'ha detto prima, dovrebbe dare un valore di 20-25. Lei che valore ha riscontrato? Da 0,5 a 2. Basta, mi basta solo questo, grazie. Volevo chiedere un'altra cosa, dottore. Ci sono, a parte quelli adottati da lei, ci sono altri metodi, altri criteri che lei sappia per... No, che io sappia no. Sono tutti metodi elettrochimici, se ci sono, che determinano la reattività di passivazione o la reattività superficiale, la depassivazione, ma in un qualcosa che è avvenuto è difficile. Se è un qualcosa che è da avvenire, è possibile, mediante tecniche di spettroscopia di impedenza, riuscire a capire che cosa succederà. Ma in questo caso è già avvenuto il processo, quindi è difficile stabilire quando si è innescato. Il problema sta tutto lì, perché quando si è innescato poi procede con una certa curva che sappiamo, positiva o negativa a seconda delle condizioni, ma fino a che non si innesca, e l'innesco può avvenire anche 4 giorni prima, come si fa a sapere? Questo è il discorso. Benissimo, avete altre domande signori? Nessuna. Possiamo allora mettere in libertà il dottor May. Grazie dottore, buongiorno. A lei. Arrivederci. Proseguiamo. Dunque sentirei il maresciallo Frillich, presidente. Un'altra rata il mio maresciallo Frillich. Sieda pure, lei è già stato sentito, lei viene sentito a rate, ma... Naturalmente. Facciamo sui singoli argomenti perché è più chiaro. Sì, certo, tutto certo. Naturale, questo ovvio. È il metodo. È ovvio. Le domande che vorrei fare al maresciallo Frillich, che, prego, che sappiamo ha fatto parte dell'esame del ROS Carabinieri, sono due. La prima è questa, maresciallo. Abbiamo parlato in questi giorni con altri testi di un blocco Schizenbrunnen che sappiamo, almeno processualmente, che viene dalla Germania. Io le chiedo, lei ha effettuato accertamenti per vedere dove e come veniva commercializzato questo blocco e se per caso c'è qualche possibilità che sia stato commercializzato in Italia? E dove eventualmente? Lei ha fatto questi accertamenti, sono negli atti, vorrei che li spiegasse nei dettagli alla Corte. Esatto. Dunque io ho fatto questa attività dopo che il dottor Perugini aveva appreso che dalla ditta produttrice di questo blocco
che poteva essere anche stato commercializzato nella zona del Trentino Alto Adige. Quindi mi sono portato io e il collega appuntato di UPG Scano Antonello in quella zona e abbiamo provveduto a verificare sia presso piccoli commercianti come grossi rivenditori la possibilità se questo blocco fosse stato commercializzato o meno. E dunque l'esito è stato negativo, però è doveroso dire che io ho trovato presso una piccola cartolibreria di Merano un dépliant riferito a questo blocco Schützenbrunnen. Cioè un dépliant in cui fra altri oggetti c'era anche un blocco simile. Quindi cosa ha fatto? Quindi abbiamo sentito a verbale questo signore, il quale c'è colui scritto, che aveva fatto questo. Esatto, mi pare che si chiami Tare Meyer Stefan. Tutti Meyer in questo processo. Il quale mi ha però assicurato che l'attività che aveva iniziato lui era nell'86 e che non aveva mai commercializzato questo blocco da disegno e anzi aggiunse che trattavasi di un oggetto particolare destinato a persone che facevano studi in belle arti o qualcosa di simile. Quindi è un blocco che costava molto e che escludeva nel modo più assoluto di averlo commercializzato. In Merano. Ovviamente non mi limitai solo a questo, mostrai anche quello che era scritto in fotografia, come ho qui, quello che era scritto, la serie di numeri 424/6.40, e così ho fatto anche con tutti gli altri, le altre ditte, e con esito negativo. Quindi si concluse che questo blocco non era mai stato... Non c'era traccia di commercializzazione in Italia. Commercializzazione. Questo signore comunque, che disse di averlo in catalogo, sì, di non averlo mai venduto, aveva cominciato a operare dopo nell'86. Nell'86. Io non mi limitai a questo. Chiesi anche chi era in precedenza che aveva questo negozio. Mi disse che era un'anziana signora, ma che vendeva prevalentemente souvenir. Souvenir e nella tabella merceologica, praticamente souvenir e prodotti da scuola, camminano, diciamo, si possono vendere contemporaneamente, ecco. Mille grazie. Prego. Un'altra domanda su un argomento diverso. Sempre nel tipo di indagine di cui abbiamo già parlato, ci è stato riferito nei giorni scorsi di un portasapone che aveva una marca Deis sopra, che è stato trovato al Pacciani e la sorella ci ha detto qualcosa nei giorni scorsi. Lei circa la commercializzazione di questo portasapone Deis in Italia o all'estero ha fatto qualche accertamento e ci vuole spiegare il risultato di questi accertamenti? Dunque, è stabilito che l'accertamento era stato fatto presso la Camera di Commercio di Colonia per stabilire se questo era un prodotto tedesco, prodotto da qualche ditta tedesca, con esito negativo. Io estesi gli accertamenti sul campo nazionale. In Italia, ovviamente, anche qui con esito negativo. Ovviamente iniziai dalla Camera di Commercio di Firenze, era la cosa più semplice da fare al momento, quindi la Camera di Commercio di Firenze ci consigliò di rivolgersi al Ministero dell'Industria dell'Artigianato, del Commercio e dell'Artigianato in Roma, il quale anche qui ci fu un esito negativo. Quindi ci disse di quindi nessuna marca di quel tipo portasaponi in Italia, vi disse il ministero. Quindi loro stessi decisero, ci dissero che potevano fare un accertamento a Ginevra, va bene, per vedere se esistessero tra i marchi a livello internazionale dei marchi, appunto il marchio Deis, anche qui con esito negativo. Io devo... Marchi registrati. Registrati. Ovviamente loro si avvalevano sulla scorta del fatto che esiste una convenzione, diciamo, un'associazione di nazioni che si... Un accordo internazionale. Un accordo, credo che si chiama Arrangement de Madrid. Fatto a Madrid. Sì, fatto a Madrid, dove aderiscono svariate nazioni. Questo però ovviamente... portò un esito negativo, però ovviamente non sappiamo quali sono le nazioni che non hanno aderito, quindi, ecco. Di quelle aderenti a questo accordo nessuno aveva il marchio Zeiss.
Io devo dire per dovere di cronaca, diciamo, che di indagine, chiedo scusa, è stato un lapsus, che il logo Deis l'ho trovato come Deis, cioè un marchio Deis esiste. Esatto. A cosa corrisponde? In Italia è riferito un'attività commerciale che ha un certo signore De Di Vittis, residente in provincia di Salerno, che ha registrato un marchio Deis. Sì, praticamente in provincia di Salerno questo signore sta a Vietri sul Mare, esattamente. Vietri sul Mare, l'avete sentito? L'ho sentito telefonicamente io prima di fare un'attività più concreta, e mi disse che si trattava di... lui non aveva mai commercializzato porta saponi e la sua ditta trattava prevalentemente materiale cinematografico. Quindi non proseguì, tanto era un settore completamente diverso. Non ho altre domande, Presidente, al test. Nell'attività di indagine che lei ha svolto per cercare di individuare questa fabbrica, lei credo, perlomeno risulta agli atti, che abbia pure parlato non soltanto con qualcuno della Camera di Commercio di Colonia, ma anche di Monaco, e comunque con qualche commissario di pubblica sicurezza. Sì, questa è un'attività che l'ha fatta prevalentemente il dottor Perugini. È agli atti dell'erogatoria, quindi quella la conosce già la Corte, ma non l'ha fatta il maresciallo Frillich. La conosce. Non mi vuol far parlare. Sì, ma lei. Faccio per evitarle di... Andiamo avanti, per favore. Io la domanda è questa, vorrei farlo sentire. No, ecco. Lei ricorda se dall'esame di questa, il risultato di questa indagine, poi ha consentito di accertare che in Germania... Sì. Se esistono fabbriche di porta sapone, nessuna di queste utilizza dei marchi, vero? Cioè, ecco. Io l'ho acquisita questa. Cioè nessuno mette marchi nessun tipo. Grazie. Aspetta, un'ultima domanda. Lei ha fatto tutta una... siccome il pubblico ministero è passato da una cosa all'altra, da una questione all'altra. E io le volevo domandare questo, lei ha fatto tutte le indagini in genere in simbiosi, così dire, con la SAM, no? Sì. Abbastanza. In collaborazione. In collaborazione. Molto stretta. Sì. Vabbè, collaborazione stretta qualche volta può diventare... Facciamo le domande allora. Ecco, la domanda è questa. Lei ricorda di avere avuto dei rapporti, nel senso rapporti dal punto di vista professionale, sì, con la signora Sperduto Maria, professionale, cioè l'ha sentita la signora Sperduto Maria per qualche altra cosa che aveva, che, di cui la signora Sperduto Maria era stata in diretta protagonista in questo processo? No. Avete fatto delle indagini sulla morte della figlia della Sperduto Maria? No. Non l'avete? Io personalmente non ho mai fatto qualcuno. Cioè, lei sa che alla Sperduto Maria è stata uccisa una figlia, eccetera. Sì, però io non l'ho mai fatto. Allora, io le volevo ricordare il primo rapporto che esiste con la Sperduto Maria, e la Sperduto Maria mi fa delle dichiarazioni. Voi dite, e firma sua anche questa, sì, a parere di noi scriventi, la donna, la Sperduto, di carattere estremamente semplice ed elementare nella manifestazione dei propri sentimenti, non rivela in pieno la frequenza dei rapporti e delle dichiarazioni del Pietro, in quanto in un primo tempo fa risalire la conoscenza con costui al 1976 ed in un secondo tempo sostiene che i primi approcci avvennero nel periodo in cui lavorava nel ristorante alla fine del 1979. Se la ricorda questa circostanza? Sì, sì, sì. Cioè il primo rapporto, il primo approccio con questa donna vi sembrò un po' strano, perché questa donna diceva una volta 76, una volta 79. L'ha scritto lei? Sì, sì, avvocato. Se lo ricordo? Se la firma mia, se c'è la mia firma, l'ho scritto io. Non è che mi siete a firmare apocrifamente. Sì, no, avvocato. Ecco, guarda. Dopo invece la signora sa tutto qua e dice tutto. No, per carità, no, ma io... Come avete scritto, l'avete scritto voi. L'ho sperduto, l'ha vista una cosa di me, com'è. Insomma. Allora, un'altra domanda. Lei ha fatto anche delle indagini insieme alla SAM e avete interrogato tal Cascioli. Si ricorda?
Sì, 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 mi ricordo perfettamente. Il quale Cascioli vi ha detto alcune cose sul comportamento del Pacciani, che cosa faceva, e lui l'aveva visto, eccetera. E voi avete scritto questo, io glielo dico se lei lo ricorda, se lei me lo conferma. Scusi Presidente, ero non cercatore... è... domanda gli atti non questo. Ce li hanno, quindi la conferma si fa poco bene. La Corte non beh, ha... sentiamo la domanda. Vediamo che cosa dice. Anch'io poi ho da chiedere qualcosa. Certo, Presidente. A questo proposito. Ecco, che era un cercatore di funghi, il Cascioli Mauro aggiungeva che però il Pietro Pacciani non sarebbe stato in grado di disimpegnarsi alla guida dell'autovettura per vie intensamente trafficate. Sì, mi ricordo che disse. Te lo ricordo? Sì, sì. Parlava anche di un incidente che aveva avuto forse. Esattamente, quindi era un uomo che guidava molto male. La ringrazio, solo questo. Io ho raccolto questo e questo. Grazie. Prego. Grazie. Senta, maresciallo. A proposito, mi viene in mente una cosa. Sull'Aspertuto Maria, sugli spostamenti di costei nel territorio di San Casciano Mercatale, sa qualche cosa lei? No. In particolare dove risiedeva al momento, dove stava, al momento in cui furono uccisi i francesi? No. Non lo sa. Beh, lo chiederemo a qualche maresciallo altro. Maresciallo Minoliti che verrà la prossima settimana. C'è Minoliti, benissimo. Stamani no, verrà la prossima settimana perché appunto, deve perché mettere insieme. Non so se negli atti c'è, io non l'ho molto bene a fuoco. No, non c'è, sono documenti che ha acquisito il maresciallo Minoliti che saranno forniti alla Corte. Allora la lo chiederemo a Minoliti, benissimo. Bene, nient'altro, se non avete domande voi possiamo licenziare il maresciallo. Vogliamo fare una sospensione di 10 minuti? Sì, Presidente, una cosa sola. Prego. Volevo capire io perché forse mi è sfuggito. Aspetta. Il test, riferisce in merito a qualcosa che avrebbe saputo da Cascioli Mauro, dico bene? Ecco, questo Cascioli Mauro è indotto? Lo possiamo sentire come testo di riferimento. Io ho domandato... io chiedo, scusi, se l'ha indotto lei al momento... Io non ho indotto nessuno, perché io ho indotto quelli che potevo. Siccome il potere è un'altra cosa. È un'attività di polizia giudiziaria che ha svolto questo signore. Sì. Se la Corte ritiene che questo signore ha ricevuto queste dichiarazioni, se la Corte ritiene, essendo teste di riferimento, di sentire il Cascioli, ben venga il Cascioli. Io... Bene, tutto qua, grazie. Bene per la sospensione, Presidente. Sospendiamo 5 minuti. 10 minuti, anzi. No, ma non era olandese che giocò? E poi la tecnica. Il testo, invece che dice che la maggiore doveva fare il nuovo testo unico del PS. Bene, possiamo proseguire allora. Agente di polizia giudiziaria, vorrei introdurre De Simone Paolo, in merito a un accertamento particolare che è stato a lui delegato dopo che in un interrogatorio esattamente del 15 luglio 92 il signor Pacciani produsse al PM un portasapone bianco. Nel verbale c'è contestuale sequestro di questo portasapone che Pacciani consegna perché gli si chiedeva dell'altro portasapone a lui sequestrato. Pacciani dice sì, ma ce n'ho un altro, ce lo dette, e siccome il signor Pacciani diceva da dove aveva preso questo secondo portasapone che non ha niente a che vedere con quello Deis, questo secondo portasapone Pacciani dice in quell'occasione l'ho comprato al carcere. Ce lo offre, noi lo sequestriamo per fare questa verifica, l'indomani viene delegata alla polizia giudiziaria nella persona
dell'agente De Simone per accertare se si sa qualcosa, o meglio se corrisponde al vero ciò che ha detto l'imputato, cioè che questo secondo portasapone da lui consegnatoci il 15 luglio è effettivamente stato acquistato al carcere. Questo è l'episodio. Bene, allora le sue generalità, per cortesia. De Simone Paolo. Consente la ripresa televisiva? Sì, sì. Ce ne siamo dimenticati prima. Benissimo, consentita la ripresa televisiva. E nato a? Nato a Roma il 15 agosto 1966. Vuol leggere per cortesia la formula dei testimoni? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuole rispondere alle domande del pubblico ministero? Certamente. De Simone, vuol dire qual è la sua professione e il suo incarico? Agente della Polizia di Stato. Lei ha fatto parte delle SAM? Della SAM. Ricorda di aver fatto indagini su un portasapone che consegnò spontaneamente il Pacciani il giorno 15 luglio nel corso di un interrogatorio e che occorreva verificare qualcosa circa la provenienza? Lei ricorda di aver fatto queste verifiche? Sì, lo si ricorda com'era questo portasapone? Era bianco con un coperchio zigrinato. Ecco. Ricorda che tipo di indagini fece? Siamo andati unicamente all'agente Mario Spina, siamo andati presso il carcere di Sollicciano e abbiamo contattato il responsabile di una ditta che ha in appalto e in mantenimento del carcere e che si occupa appunto della vendita di questi prodotti. Detto responsabile ci confermò... Glielo portaste voi, sì, qualcosa sapone datovi da Pacciani? Sì, esatto. E, confermò senza alcuna ombra di dubbio che questo tipo di portasapone era in vendita presso il carcere fino all'anno prima e ci disse che era stato venduto per circa 2 o 3 anni. Quindi... All'anno prima dell'arrivo del Pacciani? No, all'anno prima di quando gliel'abbiamo, dell'accertamento, Lui disse, un portasapone simile, l'abbiamo venduto noi. Praticamente, facendo riferimento alla data dell'accertamento, da 3-4 anni prima fino ad un anno prima era stato venduto. Mille grazie, non ho altre domande. Avete domande, signori? Signori difensori? Benissimo, possiamo licenziare il testo. Sì, grazie. Chi c'è adesso? Un ultimo test di PG che poi io stamani non ne ho altri. Me lo fa venire, per favore? Anzi, due ne ho ancora, chiedo scusa. Il test di Genova Callisto. Prego. Sono circostanze molto brevi quelle che io voglio chiedere ai testi, quindi si tratta Bene, buongiorno, si accomodi, prego. Le sue generalità, prima di tutto. Mi chiamo Di Genova Callisto, sono nato a Roma il 23 maggio 60 e lavoro presso la questura, la squadra mobile. Date quella formula di giuramento, per cortesia. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Benissimo. Consente la ripresa televisiva? Sì. È consentita, allora. Prego, signor Pubblico Ministero, le domande. Lei ha fatto parte delle SAM o ha solo lavorato ad adiuvandum? No, ho fatto parte della SAM. In che periodo? Dal 90, 89-90, fino al 93. La mia domanda, prima che le voglio fare, è molto specifica. Lei ricorda nel corso di questi accertamenti di aver mai portato su un'auto di servizio la Sperduto Maria? Sì. Dove la portavate e perché? La sono andata a prendere a Tavernello e la portavamo a Firenze perché doveva essere sentita a Perpale. In questura. Senta una cosa, nel corso di questo viaggio... Siete passati da luoghi interessati dagli omicidi? Sì. Quale? Ho fatto la strada da Varnelle, San Casciano, Spedaletto, Sant'Andrea in Percussina, poi Firenze. Quindi Tavernuzze più che Tavernelle. Sì.
No, perché la signora andava a prendere a Tavernelle. Quindi lei è passato con la signora sperduta accanto dal luogo degli scopetti, sì, dove c'è stato l'omicidio. Precisamente, sì. Passando di lì, le ha detto qualcosa, l'ha sperduto, lei le ha chiesto qualcosa? Sì, la sperduto mi indicava il posto dove lei andava con il Pacciani Pietro a fare l'amore, e il posto è quello degli scopetti, la piazzola. Dove ci fu il duplice omicidio. Questa indicazione, in che periodo eravate? Che giorno, che periodo era? Lei ha fatto un'annotazione, sì, lo ricordo? Sì, ho fatto un'annotazione, però non ricordo. Vada. Senta una cosa, l'ha sperduto, le indicò quel posto perché lei glielo chiese o glielo indicò di suo? Ma no, io niente, strada facendo, gli dissi dove lei andava di solito. Le chiese? Sì. E quando passaste di lì, lei gli disse, questo è un posto dove siamo... Sì, lei mi indicò per l'appunto questo posto. E lei è sicuro che è quel posto dove... Sì, perché lei lo conosce per motivi del suo servizio. Grazie. Un'altra domanda che le volevo fare è questo. Lei ha mai portato, per gli stessi motivi dell'indagine, le figlie del Pacciani in una macchina di servizio? Sì, la Rosanna. Ricorda di essere mai passato con la Rosanna in macchina dal luogo dove abitava la Bugli, a Turbone? Sì, si passò prima per andare e poi sì, ci si fermò vicino, non proprio lì, dalla colonica. Vuole spiegare cosa questo niente, particolare? Praticamente quando noi siamo passati in località Turbone, e la Rosanna, guardando il fiume Pesa, e si ricordò che lì ci andava a frescheggiare con il padre. Poi dopo siamo andati proprio vicino alla casa colonica, e dove sta la Bugli. Io proprio scesi dalla macchina, andai a chiedere un'informazione a una signora che era lì nell'aia, che stava facendo delle pulizie. La Rosanna nel frattempo era rimasta dentro la macchina con l'ispettore Lamperi, e quando io risalì in macchina... Questa signora chi era? Lei l'ha identificata? Sì, questa signora era la Bugli Miranda. Era Bugli Miranda. A cui io domandai se c'era un'agenzia lì. Bene, un accorgimento di polizia giudiziaria. Sì. Quando tornò in macchina? Quando tornai in macchina la Rosanna disse sì, i capelli sono uguali, è leggermente ingrassata, però era rimasta un po' sul vago, ecco, diciamo, i capelli erano rossicci. Le sembrò una persona che conosceva. Sì. E circa il luogo, non ho capito... Dove lei andava a frescheggiare con il padre era vicino, sì, a questa casa. Sì, vicino a questa disse casa. Che c'erano state più volte? Sì, anche con la Graziella. E da questo luogo si vedeva bene la casa? Sì, e si vede molto bene. E anche l'aia, le persone che ci sono, o è lontano? No, saranno un occhio e croce, un 300 metri. Grazie, io non ho altre domande da fare al test. Domande, signori avvocati, parte civile? Avvocato Bevacqua, prego. Senta, signor Presidente, io mi riservo di chiedere l'ispezione dei luoghi con le persone, anche perché è troppo agevole e facile introdurre testi su certe circostanze quando i testi di riferimento sono così un po' particolari, quali la signorina Pacciani. Senta, lei ha fatto le indagini, tutte le indagini, mi pare, con la SAM, no? Sì. Esattamente. E la signora Sperduto lei la conosceva da prima, perché avevate fatto delle indagini sulla morte della figlia. No, io non ho mai partecipato a indagini della morte della figliola. Ma sapeva che c'era stata anche... No, la signora Sperduto è stata avvicinata da noi per questo tipo di indagine. Per questo tipo di indagine? L'indagine del Pacciani Pietro. Ecco, io volevo ricordare a lei una circostanza che voi avete riferito, e lei pure ha firmato questo rapporto. A parere di noi scriventi, la donna di carattere estremamente semplice, la donna è sempre la solita signora Sperduto, ed elementare nella manifestazione dei propri sentimenti, non rivela in pieno la frequenza dei rapporti e delle dichiarazioni di Pietro, in quanto in un primo tempo fa risalire la conoscenza con costui al 1976. E in un secondo tempo sostiene che i primi approcci avvennero nel periodo in cui lavorava nel ristorante alla fine del 79. L'ha firmato lei, se lo ricorda questo? Penso. Te lo faccio vedere. Nessun tipo di opposizione.
un'altra domanda. Lei ha fatto, credo, con anche altri colleghi suoi della squadra, tutta una serie di indagini per cercare di capire che tipo di persona fosse il Pacciani. Ecco, le risultò, questo risulta agli atti comunque, ma io glielo domando, che Pacciani era uso andare a cercare nelle discariche, a portare tutto quello che tu guardi me, a portare tutto quello che c'era da portare. Guardi l'avvocato, non mi guardi me. No, no, per carità, giudice. No, è importante, a tutti i testi vuole essere guardato. Ci sarà un motivo che io non conosco, però lo vorrei rilevare. Allora farò vedere dei fotogrammi che sono stati dati alla televisione quando c'era un collega accanto a lei, un collega loro, che faceva sì e faceva no. E c'è questo collega? E l'ho già visto. C'è questo collega? Certo, ora non c'è. Ecco, allora stia più tranquillo. Non sto tranquillo. Comunque non si metta un paraocchio e non signori, avanti, basta. Io su. Non sto più tranquillo. Basta. Sono fatti suoi. Certo, sono Andiamo avanti. Sono fatti di giustizia. Mi ripete la domanda. La domanda è questa. Se loro hanno fatto degli accertamenti, va bene, e hanno riscontrato che Pacciani era uso girare nelle discariche e raccattava tutto quello che poteva raccattare. Io personalmente non ricordo di aver fatto accertamenti in merito. Però ricorda che c'è stato un accertamento di questo tipo? Io non l'ho fatto, questo tipo di accertamento. Non l'ho mai. I suoi colleghi sa se l'hanno fatto? No. Non lo so. Ma non ricorda neppure se è venuto fuori, perché poi firmavate tutti quanti, ci guardavate, eccetera. Mostriamogli l'accertamento che ha fatto lui, così. A volte noi siamo anche mancati, non so, un giorno di recupero. Quindi lei non ricorda, non ricorda. Io non ricordo, io personalmente non l'ha fatto. Non l'ho fatto. Ma lei ricorda se qualcuno ha fatto accertamenti? No. Non lo ricordo. Benissimo, grazie. Altro? Possiamo una domanda, licenziarlo, grazie. Arrivederci, buongiorno. Vorrei sentire Baghino. Vediamo il nome proprio. Paola Baghino, agente di polizia. Prego, si accomodi. Buongiorno, si accomodi. Le sue generalità, per cortesia. Sono l'agente Baghino Paola della Polizia di Stato, lavoro al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. È nata? Grosseto, il 7 di maggio 1965. Vogliamo dare la formula da leggere, per cortesia. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Se vuole rispondere, per cortesia, alle domande che le faranno il pubblico ministero e i difensori, prego. Sì. Lei, signorina, ci ha detto è un agente della Polizia di Stato. Lei, la mia domanda è questa, ha mai partecipato a indagini sul conto del signor Pietro Pacciani? Che tipo di incarico ha avuto in un'indagine simile, se vi ha partecipato? Ho partecipato come squadra di intercettazione, per le intercettazioni ambientali, per i pedimenti, per gli appostamenti che sono stati effettuati. E da quando a quando e in che modo? Lei aveva una copertura, faceva il servizio, sì. Ce lo vuole spiegare nei dettagli? Sì, noi eravamo una squadra di 3 ragazze. Tutte agenti di polizia della questura e siamo state impiegate dai primi di dicembre del 1991 fino ai primi di marzo del 1992. Qual era il vostro compito? Il nostro compito era quello di praticamente controllare i Pacciani al rientro dal carcere dopo che è stato scarcerato. Dal rientro dal carcere in poi. E questa attività dove veniva espletata? Avevate un appartamento? A Mercatale Val di Pesa avevamo un appartamento dove noi avevamo le nostre attrezzature. E le attrezzature di intercettazione ambientale. Man mano che sentivamo il Pacciani muoversi o uscire, voi cercavate di vedere dove andava. Eravate in 3, ha detto. Sì. Senta una cosa, e voi come vi siete presentati a Mercatale? Avete cercato di entrare fra la cittadinanza mascherandovi o avete detto
con una copertura o avete detto a tutti che eravate della polizia? No, noi non abbiamo detto a nessuno che eravamo della polizia e ci siamo presentati come delle studentesse universitarie che abitavano lì e nessuno praticamente ci ha fatto delle domande. Bene, cioè, nessuno l'ha dubitato. No. E questo appartamento dove eravate vi consentiva anche di vedere abbastanza agevolmente o dove e quando usciva Pacciani o potevate solo sentire dall'intercettazione? Potevamo sentirlo, non potevamo vederlo bene. Lei ha mai effettuato attività di pedinamento? Sì. E in questa attività di pedinamento ha visto mai se il Pacciani si è incontrato con Vanni Mario? Sì, in 2 o 3 occasioni. Non ha potuto sentire cosa dicevano? No, anche perché c'era troppa gente intorno, poi lui ci conosceva bene o male di vista, quindi non potevamo... Lui ha capito che eravate della polizia? No. Lei ci ha parlato mai? Sì. E gli ha detto che era una studentessa? Sì, praticamente l'ha capito da solo, ci ha fatto lui delle domande... Prima della perquisizione lei è mai stata in casa di Pacciani? No, mai. Dal contenuto delle telefonate che intercettavate rispetto agli incontri col Vanni Mario è mai emerso niente di interessante o di utile? Ma dipende che cosa... Le chiedo, nel momento in cui lui incontrava Pacciani avete avuto l'opportunità di capire che si erano già sentiti o visti al di là del... Sì, anche le sue relazioni, sulle annotazioni del servizio. Vuole spiegare perché? Perché avevano praticamente il signor Pacciani quando arrivava a San Casciano e si dirigeva direttamente a questi appuntamenti, quindi... Col Vanni, l'ha visto lei? Sì, l'abbiamo visto io. Quindi lei deduce che ci aveva parlato perché era una sorta di appuntamento? È questo il concetto? Presumibilmente sì. L'unica, è una presunzione ovviamente. È un'ipotesi. È un'ipotesi, non avete certezze. Però dal telefono non risultava che avesse parlato col Vanni. Ma Pacciani probabilmente poteva anche telefonare da fuori. Cioè... Voi per questo motivo avete intercettato anche delle utenze pubbliche? Penso di sì, sì. Lo sa lei? Sì. Cabine telefoniche? Una cabina telefonica. Quella vicino a casa Pacciani? Sì. In Piazza del Popolo. Ecco, lei non sa niente degli esiti di questa intercettazione? No, anche perché poi è terminato il servizio a marzo e continuato dopo con altri colleghi. Capito, lei ha mai dato passaggi in macchina al Pacciani? Sì, un giorno. Come avvenne il fatto? Niente, avevamo sentito dall'intercettazione la mattina presto che lui era uscito di casa, cioè abbiamo capito perché l'ha detto, perché lui non parlava quasi mai, quindi non si... L'ha detto a qualcuno che era in casa o ha parlato a voce alta? È appena uscito, ha detto io prendo la corriera, insomma, parole sono proprio queste, insomma, simili, e ha fatto capire che stavo uscendo, quindi sono uscita anch'io, sono andata nei dintorni, l'ho incrociato. E lui era alla fermata di un autobus? Era alla fermata dell'autobus, infatti. Lei lo conosceva già però? Sì. E lui conosceva lei? Sì, ci eravamo già visti. Quindi cos'è successo? Niente, abbiamo scambiato buongiorno, insomma, le solite convenevoli del mattino. E in quell'occasione lui mi ha detto che stava andando a San Casciano Val di Pesa, che ha detto anche noi, stiamo andando a San Casciano Val di Pesa. Lei era insieme a una collega? No, ero da sola in quel momento e lui appunto disse, il pullman porta lo ritardo, insomma, cose di questo genere. Disse la comodità della macchina, perché ce l'avevo la macchina e lui chiese un passaggio. E gli avete dato un passaggio? Sì, sono tornata alla base, praticamente ho avvisato... Ha chiesto autorizzazione e ha preso la macchina? Insomma. Certo, con la collega. E gli avete dato questo passaggio. Lui vi ha aspettato? Sì, sì. Il rapporto con il Pacciani durante questa attività di pedinamento è questa qui? Che ci ha raccontato, no? Niente di diverso, no. Al di fuori del fatto che incontrava il Vanni. Sì, pedinamenti, quando si sentiva uscire, l'ho detto, purtroppo non era... Cioè, era facile pedinarlo era facile pedinarlo o era circospetto, cercava... Era più circospetto che... Aveva capito forse che... No, non penso che abbia mai capito, anche era perché solo non circospetto, si sarebbe avvicinato di più, diciamo, invece i rapporti si sono anche... liberati un attimino perché parlava, quindi una persona penso che
che abbia dei sospetti non... Non accettava questo tipo di... No. Bene, non ho altre domande, grazie. Avvocato Santoni, prego. Oltre a lei ha pedinato anche la moglie del Pacciani, Angiolina? No. Ha avuto mai. Oltre a Vanni, non ha mai seguito nessun altro il Pacciani? Non ha mai visto altre persone? Col Pacciani? Il Pacciani, oltre al signor Vanni, non ha mai... Sì, ha incontrato parecchia gente anche al paese, a Mercatale, oppure anche a San Casciano. Qualcuno un pochino più frequentemente di altri? No. Ha mai visto che abbia portato oggetti o altre cose al Vanni quando si incontravano? No. Non ha mai notato cose no. di questo genere? La ringrazio. Prego, avvocato Bevacqua. Senta, signorina, lei è stata per quanto tempo a fare questo servizio? 4 mesi. 4 mesi. Ecco, in 4 mesi quindi ha avuto modo di seguirlo abbastanza, di sentirlo perlomeno abbastanza il Pacciani. Sì. Io le vorrei fare delle domande perché non conosciamo la persona del Pacciani, voi la conoscete molto meglio di noi avvocati difensori. E Pacciani usava spesso la Corriera? Sì, in quel periodo l'ha usata spesso perché non aveva la disponibilità della macchina. Quindi usava spesso la Corriera. Perché non aveva la disponibilità della macchina? Perché non aveva la patente. Non aveva la patente. Almeno così disse che lui non aveva la patente. Ah, vabbè. Invece ce l'aveva, va bene. Senta. Lei sapeva che cosa beveva lui la sera, se birra, acqua, Coca-Cola? Ma non è, secondo me, una domanda... Io le faccio la domanda, lei mi risponde oppure no, non si preoccupi. Siccome lei sentiva tutto, alla moglie cosa gli chiedeva? Vino, acqua, birra. Ma beveva molto vino? Guardi, molto è quantizzato. No, scusi, pubblico ministero, non era intercettazioni ambientali o telefoniche le sue? Tutte e due. Oh. Quindi, siccome abbiamo sentito anche addirittura il rumore di una cerniera, capito? Il rumore del vino è uguale a quello dell'acqua. No, non è il rumore, e che cosa chiede? Non è il rumore del vino. Ma guardi, il Pacciani parlava poco, quindi. Parlava poco. Io le ho solo domandato, siccome le intercettazioni le ha fatte lei, le sto domandando se... E noi si ascoltavano più le parole che... Le parole. Fra le parole c'era il fiasco del vino oppure no? Perché sì. C'era. Certo, le parole del vino sì. C'era il fiasco del vino, basta. Oh, le volevo domandare anche un'altra cosa. Lui andava a lavorare il giorno? Lavorare? Aveva delle occupazioni. Che quello cosa? Che diceva ad alta voce erano le sue occupazioni in giardino... usciva, insomma. Senta, la sera a che ora si ritirava? Il pomeriggio, la sera? Qual era le sue consuetudini?